con il numero 9 Alessandro Ventre, con il numero 10 Davide Rossa, con il numero 12 Mattias Ferrante, Foma Club Lugano, con il numero 1 Denis Griezzi, con il numero 4 Ron Cruenzui, con il numero 5 Kevin Cucco, con il numero 6 Tommaso Pascucci, con il numero 7 Federico Giudici, con il numero 8 Noah Gianotti, con il numero 9 Emanuele Bernardi, con il numero 10 Nicola Ilic, con il numero 11 Simone Garantola, con il numero 13 Ruben Bacquetila, con il numero 14 Maxim Novoselski, con il numero 3 Cristian Fodor. Dell'incontro i signori Michele Cassiano e Silvano Giulini. Buon divertimento, un applauso alle squadre finaliste. Potete andare qualche metro più là per favore, grazie, altrimenti stai attento, mettiti più in là per favore, mettiti più in là. Devi stare un pochettino più in là. Qua va bene? Sì, mi va benissimo. Grazie. Signore, sta più in là. Sì, eh?
terminato il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Lugano. Scusa, che stanno sapendo perché mi entra dentro in tutte le ricordi. Scusate, ma è più la possibile. Va bene, grazie. Hanno spostato un po' più là i bambini. Preghiamo tutte le squadre che hanno partecipato al torneo di prepararsi ai bordi del campo, perché subito al termine della finale procederemo con la premiazione. Thank you.
terminata questa bellissima finale sul risultato di parità Juventus 1 Lugano 1. Anche qui per definire il vincitore del primo Lugano Champions Trophy si procederà con il tiro dei calci di rigore. Comunque un grande applauso a tutti i giocatori per la bellissima prestazione offerta. Bravi ragazzi!
numero 5 in scarpetta Jacopo. Vince!